Potenza Piceno, città cardioprotetta, un progetto pilota a livello nazionale che sarà presentato anche all'Expo 2015 di Milano nello stand della Regione Marche. Con me il sindaco Francesco Acquaroli che ci illustrerà un po' questa iniziativa importantissima. Sì, un'iniziativa importante che ci rende orgogliosi e fieri anche e soprattutto del nostro associazionismo, che è un associazionismo sempre attento alle problematiche del territorio e che ci porta ad essere, spero, un comune pilota ma anche punto di riferimento per i comuni limitrofi. Rendere questo nostro territorio, la nostra città, protetta da un'emergenza cardiaca è sicuramente un obiettivo ambizioso ma che si può raggiungere anche e soprattutto con il coinvolgimento di tutta la cittadinanza, che deve guardare ad una formazione attenta di questi sistemi di prevenzione e soprattutto ad una cultura della salvaguardia dell'emergenza. L'emergenza non può essere garantita solo ed esclusivamente dal sistema sanitario, perché è impossibile che medici e tecnici specializzati ed operatori con mezzi specializzati possano essere presenti vicini nell'immediatezza ad ogni tipo di emergenza. Allora, dotare i nostri territori di questi strumenti possono aiutare a salvare le vite e possono aiutare a non creare danni nel corpo umano nel caso di emergenze, che poi vanno anche a preludere, a escludere una qualità della vita eccellente. Questa è un'ottima iniziativa, per questo ringrazio le associazioni e ringrazio tutti coloro che vorranno aiutarci sia nella raccolta dei fondi ma anche e soprattutto nella partecipazione alla formazione, ad un risvolto culturale della nostra qualità della vita.